Bene, un saluto a tutti gli amici di Generico. Eccolo qua il prodotto di oggi che andremo appunto a provare, a recensire, anche se non è molto da recensire, ma più da degustare. Oggi trattiamo appunto un argomento nuovo sul canale perché si mangia, oggi si mangia e si mangerà questo prodotto. Ve l'ho nascosto proprio per farvi un attimo indovinare che cosa possa essere. È NRG-5, marchio registrato, chissà cosa sarà, cosa non sarà. Tiriamo via la carta bianca. Ed eccolo qua, NRG5, Emergency Food Ration, quindi razione di cibo di emergenza. Ebbene sì, è un cibo di emergenza che può servire per le emergenze, non lo so, uno pensa che emergenze, quando uno ha un calo di zuccheri prende qualcosa? No, questo proprio per le emergenze serie. Questo è un prodotto che solitamente si inserisce nei bunker, nelle zattere di salvataggio, in tutte quelle cose di sopravvivenza. Tipo, non lo so, se andate come su un'isola deserta, vi portate dietro uno zainetto, ci mettete dentro anche questo, perché è un prodotto sigillato, che non teme l'umido, non teme praticamente quasi nulla, e può durare molti anni. Quanti anni? Tanti quanti quelli che ho scritto nel titolo del video. Ebbene sì, questo è un prodotto che scade molto in là. Come potete vedere dalla seconda camera, se l'ha inquadrato, conservare in un luogo, vabbè, fresco e asciutto, vabbè, quella è una solita scritta, ma scade nel 2038, siamo nel 2018, quindi dura 20 anni questo prodotto. Ok, proviamo a vedere un attimo il contenuto di questo coso, adesso lo apriamo, comunque vediamo come si mangia. Innanzitutto qua ci sono delle figure che rappresentano come si mangia, si apre e si mangia per gli adulti, oppure si apre, si scalda nell'acqua e si dà da mangiare come pappa per i bambini. Qua c'è scritto in inglese di mangiarlo piano. Si può anche mangiare facendo bollire l'acqua per avere una pietanza appunto morbida da dare ai bambini superiore a 6 mesi. Quindi questo è proprio un prodotto di emergenza che appunto, anche se vi trovate in un bunker o chissà dove con dei bambini, lo potete mangiare. Le proteine, le qualità energetiche sono molto elevate, perché per 100 grammi di prodotto sono 460 calorie, che sono tante. Proprio perché questo è un prodotto che deve dare sostanza, perché devi mangi poco, ma devi avere energie per sopravvivere. Un'altra cosa bella è che, vabbè, senza lattosio, adatto a vegani, niente prodotti geneticamente modificati, ma cosa bella è che non fa venire sete, perché questo è un prodotto molto secco, molto asciutto, che non crea la voglia di bere. Visto perché se siete in una situazione così di emergenza, i viveri sono appunto molto razionati e quindi bisogna razionarli. Ma andiamo ad aprire questo prodotto e a vedere cosa c'è al suo interno. Io qua sotto avevo già fatto un piccolo per appunto controllarlo. Ecco qua la razione di emergenza, che è rigorosamente sottovuoto, dura come un mattone, quindi ci si può anche costruire una casa. Ingredienti: Buckwheat, Wheat, Palm Grass, Sugar, Soia, Proteine, Malto, Estratto di Vitamine e Minerali. Sì, perché contiene appunto tante vitamine e minerali, appunto perché fa bene. Insomma, mangiate solo questo, riuscite a sopravvivere. Non so quanto tempo, perché non riesco a capire un essere umano quante calorie ha bisogno al giorno, però credo che per qualche giorno uno può sopravvivere. Qua è scritto appunto anche in italiano: razione viveri di emergenza. Prodotto in Germania, quindi un prodotto tedesco, e andiamo ad aprirlo. Purtroppo una volta aperto poi l'ho consumato, quindi mi dispiace un po', però per il video lo devo fare. Best before 3 2038, quindi vuol dire che non è che scade nel 2038, volendo è un buono anche più avanti, quindi un 25 anni potrebbe durare. Ora andiamo a aprire la confezione, che mi dispiace molto aprire, ma apriamola e assaggiamo un pezzettino di questo biscotto magico, perché dovrebbe essere un biscotto di emergenza. Ok, il rumore del sottovuoto che si apre. Profumo sinceramente non ne ha. I biscotti sono incartati singolarmente, ce n'è dentro appunto, senza starli a contare, dovrebbero essere 8, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biscotti, si è scritto qua davanti, 9 biscotti di questo tipo.
molto particolare, sembrano anche un po' abbastanza friabili perché si rompono. Proviamo appunto ad aprire questo fantomatico biscotto della sopravvivenza. Allora, qua sporco tutto il tavolo. Lo apriamo. Sanno di mangime per cani. Prendiamone un pezzo e assaggiamo questa delizia. Beh, l'aspetto è di un biscotto normalissimo, quelli da colazione da tè, diciamo. Molto pastoso, però buono, sembra quasi dolce. Non è male, il sapore... sapore boh. Beh, non so più di mangime per cani, il sapore. Sai di quei biscotti della Mulino Bianco, tipo i... non mi ricordo come si chiamano. Quei biscotti da tè, insomma, un po' dolci con l'uovo. Però è buono. È buono adesso che siamo nel 2018, tra 20 anni... Beh, essendo così sottovuoto, credo che sia ancora lo stesso da adesso. Comunque, non fa venire sete. Effettivamente la sensazione di... Cioè, sono asciutti, però non fanno venire sete. Un ottimo prodotto. Quindi non si fanno i video con la bocca piena, ma io posso perché è il primo video che faccio dove recensisco qualcosa da mangiare. Primo ma non ultimo, perché arriveranno altri prodotti interessanti. Diciamo che mangiare un pezzo un po' così grosso fa un po' fatica. Qua c'è scritto di masticare piano e mangiare piano, quindi velocizzo il video. Visto che ormai sono anche di moda questi video dove c'è la gente che si mangia magari, non so, un tiramisù e la telecamera che registra. Io non mangerò un tiramisù, ma mangio un NRG5. Una razione di viveri di emergenza. Se non l'avete mai vista su internet, basta cercarla su Amazon, vi metterò il link qua sotto. Potete comprarne anche voi una, da tenere, non lo so, nel vostro zainetto se andate in qualche campeggio, nella vostra cantina, nella vostra taverna, in caso di emergenza, in caso scoppi una guerra nucleare, in caso non lo so, finisca il cibo. Se vi fate una scorta di questi, non so, se ne comprate 100 scatole, potreste sopravvivere per un bel po'. Vabbè, il mio giudizio è buono. Pensavo fosse una schifezza, infatti, ma se leggete le recensioni c'è scritto che non sono cattivi. Scaldati nell'acqua diventerà tipo un brodo. Proverò a farne, visto che ne ho tanti. Consiglio l'acquisto? No, questo non è un prodotto da acquistare, questo è un prodotto così. Io l'ho comprato così per fare una recensione, ma comprare mezzo chilo di queste razioni, non lo so l'utilità. Credo che in questo paese senza mangiare non rimarremo mai. Boh, può servire se caso, non so, scoppi una guerra in questo paese e quindi, non lo so, non c'è più da mangiare in giro, uno si è fatto scorta di questi, può sopravvivere. Quindi se avete queste ansie, queste paure, fatene una bella scorta con il link che vi lascio qua sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate pure se avete anche dei consigli su altri cibari così particolari. Non voglio fare i dolci o robe strane, io faccio queste cose qui che sono cose che nei supermercati non esistono, si trovano raramente in giro. Questo è veramente un prodotto che in Italia non l'ho mai visto, neanche su YouTube Italia. Se il video vi è piaciuto, l'ho già detto, mettete un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale con il solito tastino che comparirà qua di fianco tra poco, e appunto se avete dei consigli su altre cibarie da recensire, arriverà un altro video comunque. Beh, scrivetelo nei commenti, ma arriverà un altro video su un altro prodotto molto particolare. Che però, sì, questa è una roba che di solito si tiene sottoterra, nei bunker. Quell'altro cibo del prossimo video, credo la settimana prossima, sarà su un prodotto che non c'entra la Terra. Quindi una cosa, diciamo, extraterrestre. Non è roba aliena, ma vi ho dato troppi indizi. Guardate, iscrivetevi al canale e attendete settimana prossima o i giorni a venire per il nuovo video.